Mi sentiamo chiaro? Ciao. Ecco qua. L'amore ciao, è cieco. Tony, allora, voi fate radio, un mezzo cieco di solito. Comunque, insomma, no? Noi vi diamo vita, vista. Infatti capita molto spesso che ci siano delle ascoltatrici o degli ascoltatori della radio che si innamorano delle voci per poi avere delle delusioni madornali quando vedono i personaggi. Infatti questa situazione con la Rai non ci sta facendo grande pubblicità. Ma Paolo, appunto, ma a te è successo questo? Cioè, raccontaci diciamo una storia. Che in passato sì, mi è successo di trovare delle persone che si innamoravano della voce, idealizzavano il mio personaggio, dicevano ma questo qua sarà alto, biondo, prestante, atletico. Al primo incontro era finito tutto, perdevo nel contempo una possibile fidanzata e un'ascoltatrice perché non mi ascoltava neanche più. Vabbè. È bello perché il dramma di Cyrano di Bergerac, tu dovresti trovare un bel ragazzo alto, biondo, con gli occhi azzurri da mandare avanti e da far parlare con la tua voce dietro il cespuglio. Sì, vabbè, però a quel punto è il bel ragazzo alto, biondo che riesce ad avere, come dire, il contatto reale. Sì, mi rendo conto. Sì, però tu non abbassi l'ascolto. Non abbassi l'ascolto. Comunque noi abbiamo... Dimmi, Furio. No, dicevo le vostre storie. Allora, le nostre storie, abbiamo subito un collegamento telefonico con un personaggio che volevamo portare in studio, ma purtroppo per lavoro è in giro per l'Italia, è un attore, un cabarettista, lavora spesso anche in Rai, e si chiama Renzo Sinacori, te lo mostro, abbiamo la foto per farvi vedere che è un brutto che piace, lui si presenta proprio così, e vogliamo sentire la sua esperienza di brutto, come fa a comunque ad avere delle fidanzate, delle ragazze, delle situazioni amorose, nonostante non sia prestante. Renzo, sei in linea? Sì, sono in linea, sentai quello che hai detto, mi fa dei riempi di gioia questa cosa. No, non so che foto stai facendo vedere, però insomma. Sto facendo vedere la tua foto con la sigaretta in mano, quella da tipo... Faccela vedere la foto. Vuoi rivedere? Sì, vediamo un attimo. Eccolo qui. Eccolo qua. Questo è Renzo Sinacori, un brutto che piace. Sì. Renzo, dacci la tua esperienza, cioè come fai, come vivi, come riesci comunque a conquistare? Ma guarda, io effettivamente non è che riesco a conquistare, in realtà io sono dell'idea che un brutto che piace, nel senso che noi maschietti siamo più fortunati in quel lato lì, perché se non siamo anche completamente belli possiamo soffrire anche di altre forze. Io sono di quelli che, insomma, mia mamma ha sempre detto col tempo non ti preoccupare, anche tu diventerai bello. Non so se avete visto la foto, potete immaginare come va piccolo, insomma. I miei genitori effettivamente non sono portati a casa dalla culla, dalla gaggia quando sono nato. Però io sono una persona che penso che i brutti, bene o male, devono conquistare con la simpatia, con un parlare forbito, essere pronti, attenti, disponibili e soprattutto simpatici, eh? Mentre un bello effettivamente non deve pensare molto, penso, no? Ecco, io mi sono permesso di scherzare con te su questa cosa perché so che ci scherzi anche tu nei tuoi spettacoli, comunque tiri fuori delle gag su questa situazione e parlando un pochettino più seriamente, in effetti la bellezza poi è una cosa molto soggettiva, anche se uno esteticamente non risponde a certi canoni, può comunque essere bello per altre qualità. Ma sì, noi siamo belli per altre qualità, io dico sempre che di uno brutto si può effettivamente innamorare, anche perché noi brutti, quando abbiamo la possibilità di poter fare l'amore, siamo quando siamo sotto le lenzuole, effettivamente noi ci impegniamo molto. Vorrei sapere se questo canone lo applichi anche alle donne, cioè, perché mi sembri molto tranquillo, mi sembri molto sicuro sul fatto che i maschi brutti possono piacere. Vorrei sapere se applichi lo stesso canone anche alle signorine. No, per le signorine è già più difficile secondo me, perché le donne è più importante. Mi sentite? Perché io ho uno speaker dall'aeroporto che mi parla nell'orecchio, non so. Com'è, brutto o bello? Lo speaker? La voce è molto bella. Ah, la voce è bella, quindi chissà. Sì, la voce è molto bella. Quindi te lo sarai già idealizzato in qualche modo, penserai a una persona bella perché ha la voce bella. Sì, esatto, la voce è importante. Io per dire, sono già brutto di persona, ma come voce uno si immagina che sono ancora più brutto, ecco, quello è il problema. Okay, ma in definitiva, Paolo, noi vorremmo sapere se un brutto è un uomo più sicuro, perché poi questo è anche il discorso, cioè il brutto è più sicuro per la donna, non lo guardano, capisci? Non me lo... sì o no? No, non è vero. Non è vero. Renzo, dici. Non è vero, secondo me non è vero. No. Il brutto non è che la donna è più sicura perché, come dice, è meglio mangiarsi una cosa buona in tanti oppure una cosa cattiva da sola. No, non mi sembra, non penso che sia così.
Vabbè. Ok. Ringraziamo Enzo Sinacoli. Se abbiamo ancora un attimo di tempo, noi abbiamo un altro collegamento telefonico con ce l'abbiamo? Con un personaggio che ci parla di amore in senso molto più ampio. Sabrina, vuoi presentarla? Sì, perché poi tutto sommato diciamo che nell'innamoramento conta la bellezza in parte, però conta anche la magia del posto. E noi un posto abbastanza magico dal punto di vista dell'amore ce l'abbiamo, è Alassio. Alassio infatti ha anche un muretto che è stato ideato da Mario Berrino, dalla famiglia Berrino, e noi in collegamento dovremmo avere una nota conduttrice radiofonica a livello nazionale che è Luisella Berrino, che è on the road, nel senso che è in viaggio in questo momento, ma dovremmo averla in collegamento radiofonico, che ci parla proprio di questo muretto particolare che è conosciuto Sentiamola. In tutta Italia, che vanta. Eccola qua, Luisella. Buongiorno. Buongiorno a te, ciao. Ciao Luisella. Ciao a tutti. Senti, vuoi farci la storia del muretto di Alassio? Perché è importante il muretto per gli innamorati? Allora, intanto il muretto sapete che nasce una cinquantina d'anni fa da una bella idea che ebbe mio papà di lasciare lì su questo muretto variopinto, perché fatto di tante piastrelle di colore uno diverso dall'altro, di lasciare un segno tangibile del passaggio di certi personaggi importanti che furono da Hemingway a tantissimi altri, Cocteau, a Tomba, per citare, a Pippo Baudo, non so, insomma, poi ce ne sono 700 firme, appunto per lasciare un ricordo dei personaggi che passarono da Alassio. Poi il muretto in effetti fu teatro di tante storie d'amore negli anni 50, 60, 70, perché i ragazzi si radunavano davanti al muretto nell'ora dell'aperitivo e rimanevano lì tutta la sera, e quindi era luogo d'incontro, luogo d'amore. Allora papà decise di far costruire una statua e mise questa statua di questi due innamorati proprio in cima al muretto, e lì ogni anno nel corso di tutto l'anno è stata messa una buca delle lettere, i ragazzi innamorati possono inserire la loro lettera d'amore. Il giorno di San Valentino le lettere vengono aperte, vengono lette pubblicamente, ne vengono scelte tre che vengono premiate, e ovviamente i tre autori sono premiati, di solito sono anche bellissimi regali, quindi è un tributo alla più bella storia d'amore. È una email ante littera, mi sembra. Esatto. Sì, praticamente. Grazie. Bene, noi ti ringraziamo, grazie. Ciao Luisella. A voi. Grazie di questa testimonianza. Ciao. In effetti il muretto, l'estate, le vacanze, vabbè, insomma. Allora, abbiamo prima parlato con Barbara Alberti del problema.